cosa cosa rifiuterò per colpa sua. Potremmo decidere un sua di qualcuno. Dio? No, della musica poi. Ah, cosa rifiuterò per colpa sua intendendo la musica? Ma per esempio una vita normale, che ne so, fare l'università, dare gli esami in tempo, oppure cosa le cene con gli amici. Dai, io vieni a cena. No, le vacanze, prove, no, le, vacanze no. Le vacanze d'estate, rifiuterai di giocare a calcetto con gli amici perché c'hai le prove. Io lo faccio sempre, faccio ogni settimana. Tocca a te, vai, io prendo la GoPro. Guarda me la GoPro. Tu GoPro me e io GoPro te. GoPro io. Ho suonato, già mi piace, davanti a tutti, in solitudine. Sempre e sempre, cioè in questo tour succede entrambe le cose. C'è successo sicuro di suonare anche proprio in solitudine, ma davvero con zero persone a fare le prove. Sì, quindi sì. Quindi sì. No, beh, sono cose che succedono. Perché assaggerò senza accorgermi. Perché a me non piace il pesce, no? Ok. Però magari una volta potrei mangiarlo senza accorgermi che pesce e mi piacerà. Pure perché un qualche incidente legato alla musica ti ha reso cieco. Cieco. Quindi mangi e senza accorgi. Fatto, però. Come cazzo ti vengono certe cose nel cervello? E quindi non ti accorgi che in realtà stai mangiando pesce. Grazie. Anche perché hai perso anche le papille gustative in quell'incendio. Vai, Yak, è il tuo momento. Vediamo. Confesserò, immagino. Confesserò. Più spesso quasi mai. Qui al futuro ti confesserai più spesso con noi, cioè diventeremo sempre più amici, oppure ti chiuderai no, a Riccio. Ti chiuderò a Riccio e finirà tutto. Tutte singole. Basta per le case ormoni. Giusto, tutte singole. Basta con queste cazzo di triple, quadruple. No. Singole. Che cazzo dici? Io ti. No, tra me. Ragazzi, siamo troppo parolacci, ve lo dico. Infatti, veramente. È la prima credo che abbiamo letto. Dove? Passato è il momento giusto. Dove ho guidato di più di meno. Dove ho guidato di più direi a Perugia. Anche perché al di fuori di Perugia io non guido mai. Ma tu non perché... possiedi auto ora come ora. Vabbè, la Vespa. E cosa che invece non faccio mai è guidare fuori da Perugia. Quindi cioè veramente, perché lì il capo è lui. E io semplicemente ho un'unica funzione. Entro in furgone e mi addormento. Se teletrasporto ti ogni tanto. Ogni tanto è freddo. È freddo. Tu Jack invece dove guidi di più? Centro Nord. Beh, ti sei fatta anche quella trasfertina a Catanzaro-Bergamo che non era male, eh? Aspetta, voglio riprendere il gesto mentre tu lo fai, vai. Qui non c'ho tanta scelta. Come ingrasserò? Aspetta, questa che voglio riprendere, vai. Senza un domani. Cioè, ovunque suoniamo in qualsiasi città troviamo un sushi all you can eat. E la cosa bella è che lui non mangia pesce. Noi lo facciamo scemo proprio. Io invece pensavo di buttarla sul Long Island. Il mojito è il più calorico. No, mi sa che è il Long Island. No, perché c'è un botto di zucchero. Ma... con sushi che cazzo è un grasso? Ma mangia il 70... Guarda, 78 kg, sì. Guarda che... Veramente un'intervista terribile, ragazzi. Cioè, vi... Basta, questa è veramente l'ultima. Se viene un'altra cacata... Fammela fare, perché a me vengono divertendo. Va bene, tocca a te. Anzi, fammi una per una. Cosa? Prendo treni. Senza un domani. Attenzione. Di cosa prendo treni senza un domani? Secondo me quell'anagramma viene una figata. C'è una canzone che si chiama Treno. Ecco, nella nostra posizione potrebbe essere rimanere una riflessione. Fermi è mortale. Che certezze ci dà questo rock and roll? Ce ne dà un pochino poche, sì. No? Visto che ci dà queste poche certezze, perché non buttarsi su tutti i treni che ti capitano? No? Non e so, per questo il giorno domani annunciamo c'è la nostra partecipazione a X Factor. Dai, come trio vocale. Ci candideremo per Sanremo con il prossimo disco sicuramente. Anche alle comunali. Alle comunali io pensavo di lanciarmi. Grazie. A me sto gioco mi piace in botto, ragazzi. Più che altro perché, oh, ma fate le carte che una ne viene sensata.